nacqui a Gubbio il 7 giugno anno 1422. Ero figlio illegittimo, ma in assenza di eredi legittimi, Guidantonio, mio padre, ottenne la bolla di legittimazione che mi permise di vivere a corte e di succedergli con tutti gli onori. Mio padre sposò in seconde nozze Caterina Colonna, nipote del Papa Martino V, la quale, appena ottenne la certezza della propria maternità, pretese che venisse allontanato da Urbino. Venni educato, soprattutto a livello affettivo. Negli anni della mia adolescenza feci una piacevole esperienza fra Venezia e Mantova, presso Gianfranco Gonzaga. Era davvero un soggiorno ideale e fu una grande scuola per il giovane Federico. Era organizzata in modo tale da mantenere una disciplina di uguaglianza per tutti, di rispetto della personalità, di fraternità, di ordine. Lì il futuro duca apprese l'importanza dell'esercizio fisico in armonia con l'esercizio dello sviluppo mentale. Imparai l'amore per le arti, per la filosofia, per la storia e appresi un senso di equilibrio e di maturità che mi venne comodo quando ebbi a dover decidere fra la strada della diplomazia e quella della guerra. La pelle di color olivastro, il vistoso naso aquilino causato da un incidente subito in età giovanile durante un torneo cavalleresco che l'aveva reso orbo dell'occhio destro, le palpebre marcate e pesanti. Piero della Francesca ce lo presenta come una creatura della terra, senza alcun camuffamento. Eppure una certa aura di regalità, messa in risalto dall'elegante abito rosso e dal copricapo cilindrico dello stesso colore che si stagliano sull'azzurro del cielo che fa da sfondo, trasmette l'immagine di un leader carismatico, non privo di un suo fascino particolare e al tempo stesso dallo sguardo benevolo, da autentico signore del Rinascimento.